Bella ragazzi, qui non è bentornati in questo nuovo episodio del Corner. Qui su Melagodo, nuova squadra della settimana, avremo un bel po' di giocatori da andare a vedere, quindi senza perdere tempo, iniziamo subito. Oggi non voglio perdere troppo tempo in chiacchiere, quindi partiamo subito a vedere i quattro giocatori su cui voglio soffermarmi maggiormente prima di andare a vedere poi tutta la squadra completa. Partiamo dal campionato spagnolo, abbiamo un giocatore che riceve il suo secondo IF per aver fatto tripletta nel 5-2 del Siviglia contro il Real Sociedad. Sebbene esista una versione 87 sua dell'Europa League, abbiamo Ben Yedder 86. E se contiamo il fatto che la sua versione 87 costa quasi mezzo milione, anche la sua versione 86 sarà abbastanza costosa. Perché? Perché è uno dei giocatori più forti o pericolosi che si possa avere come COC, magari, in quanto ha 5 piede debole, un'agilità mostruosa, un bellissimo tiro. Ha tra l'altro più di 90 di elevazione, quindi sebbene sia piccolino riesce a saltare molto in alto ed è anche buono di testa. Pecca un attimino nel fisico ovviamente perché è piccolino, però sicuramente uno dei migliori giocatore di questa settimana, sebbene l'overall non gli dia abbastanza giustizia. Passiamo quindi al secondo giocatore di oggi, con caratteristiche simili a Ben Yedder, però ci spostiamo in Premier League. Abbiamo Raheem Sterling 90. Nelle ultime settimane sta giocando veramente bene, è uscito Player of the Month l'ultimo mese appunto. Ah, ovviamente perché ha preso questo terzo hit? Perché ha fatto tripletta nel 3-1 del Manchester City in casa con il Watford, sempre più primo in classifica, anche se la battaglia con Liverpool durerà fino a fine campionato probabilmente, ma è ritornato lì al primo posto. E anche in Champions League 7-0 con lo Schalke ieri sera, un City devastante. E attenzione, perché sebbene questa versione sia alla sinistra, l'ala destra versione UCL Live riceverà a brevissimo un upgrade, probabilmente a 91, quindi non sarà questa la versione più alta di Sterling. Però sinceramente 90 di overall, un 3-400.000 crediti li costerà questo giocatore. E come vediamo dai valori, 96 di velocità, ha anche un buon tiro molto migliorato rispetto alla sua versione oro di base, tantissimo dribbling, un buon passaggio, anche lui piccolino, quindi per quanto riguarda il fisico non eccelle, ma un'ala devastante, utile anche come super sub a mio avviso. E per il terzo giocatore ci spostiamo invece in Bundesliga, abbiamo un giocatore che esce per la terza volta IF, abbiamo James Rodriguez 91. Ha segnato uno dei 6 gol del Bayern Monaco contro il Wolfsburg questo weekend, Bayern Monaco che chiude e completa la remontada sul Borussia Dortmund pareggiandolo di punti dopo che pochi mesi fa era sotto di ben 9 punti in campionato. Quindi attenzione al finale di stagione della Bundes, perché potrebbe essere molto divertente, molto bello da vedere. E in questa partita hanno fatto forse una prestazione un pelo migliore Lewandowski e Ribéry, però Lewandowski è uscito IF settimana scorsa e Ribéry invece è uscito nella versione Carnival, quindi per premiare questo 6-0 e la rimontata completata hanno voluto dare l'IF, il terzo IF, a James Rodriguez. Ovviamente i valori si spiegano da soli, 93 di tiro, 91 di passaggio, 90 di dribbling, diciamo il COC perfetto per la Bundesliga, con un tiro dalla distanza devastante, ottimo come regista perché il passaggio è essenziale dietro le punte, riesce comunque ad avere anche una buona mobilità nello stretto. La cosa che forse non è il massimo di James è la stamina, perché non ne ha tantissima, potrebbe non durare tutta la partita a livello di fiato. E forse l'altra sua pecca sono le 3 skill di piede debole che si sentono per un COC che deve spesso tirare da fuori area, ha soltanto il sinistro, è un po' come Griezmann che se ti coprono il piede giusto poi non riesci più a tirare o non tira bene come dovrebbe. Motivo per cui anche vedendo le altre versioni attualmente sul mercato non penso costerà più di 200-250.000 crediti, e proprio per questo diciamo che per il rapporto qualità-prezzo potrebbe anche essere un ottimo giocatore da acquistare. E per l'ultimo giocatore di oggi torniamo in Serie A, nel nostro campionato, per premiare la doppietta del Gallo Belotti contro il Frosinone, che ha permesso al Torino di recuperare lo svantaggio iniziale, di vincere la partita. Quindi abbiamo qui Belotti 86, second if. Nelle ultime settimane la Serie A sta sforando degli ottimi attaccanti in game, tra Quagliarella, Duvan Zapata, Headliner, sono usciti anche Immobile e Icardi Carnival. Questo Belotti che, attenzione, è un ottimo attaccante perché ha un tiro importante, un ottimo colpo di testa, un'ottima fisicità, ma anche 5 di piede debole. Non sottovalutiamolo perché sarà sicuramente un buon giocatore, anche se il suo prezzo e quindi il valore, diciamo, sul mercato non sarà così alto. La sua versione 84 costa 25.000 crediti, quindi potrebbe tranquillamente essere acquistato per chi non ha tanto budget e vuole provare un buon attaccante. Sicuramente l'Andreone Belotti potrebbe essere un'ottima alternativa.
Ora, come sempre, dopo aver visto questi quattro giocatori un po' più nel dettaglio, andiamo a vedere tutta la squadra della settimana. Abbiamo in porta Leno 86, i tre difensori sono Pepe 86, Ake 82 e Elvedi 81. Nel centrocampo, oltre a James Rodriguez 91, abbiamo, attenzione, Pepe 87, penso sia la quarta versione IF uscita di questo giocatore, inizia a essere veramente devastante. Brand 86, Biglia 84. E davanti abbiamo i tre giocatori che abbiamo già visto nel dettaglio, Sterling, Belotti e Ben Yedder. Sicuramente un team of the week interessante, a livello di top player o di potenza non raggiunge, a mio avviso, quello di settimana scorsa, che forse era fin troppo potente, troppo mostruoso, però qualche giocatore interessante all'interno ce l'ha. Personalmente penso che Pepe, Sterling e Ben Yedder possano essere degli ottimi super sub, degli ottimi giocatori. Per me, cioè, dovessi sceglierne due o tre, sarebbero quei tre lì come super sub, perché sono molto interessanti. Però parlando di squadra, come sempre, come ogni settimana, ultimamente abbiamo degli ospiti e oggi abbiamo un ospite interessante perché ha un team molto particolare, è uno molto esperto di FIFA, lo vedrete, lo conosciamo tutti quanti, dato che ha partecipato anche alla Champions, me la godo ultimamente. Sentiamo un po' l'intervista fuori campo, oggi diamo la parola al nostro Yoshi. Bella ragazzi, benvenuti, oggi sono io qui sul corner per presentarvi la mia squadra di Ultimate Team. Eccola qui, questo è il mio 11 iniziale, in game si posizionano così, con un 4-1-2-1-2 stretto, ve lo faccio subito vedere. In portali sono i due centrali, le due icon, Ferri Andese lì, Dumfries a destra, Mendy, Rijkaard davanti alla difesa, Talisca, Nedved a centrocampo, Neymar trequartista dietro alle due punte, Mbappé, Todi e Ronaldo il fenomeno. Le istruzioni che diamo ai giocatori sono inserisci delle spalle e intercettazione aggressiva alle punte, a Ronaldo dico rimane avanti perché ha poca stamina e a Neymar rimane avanti e svaria, avendo 5-5 diciamo che gli facciamo fare un po' quello che vuole e gli diciamo di rimanere avanti, fortissimo il brasiliano. Rijkaard resta dietro in attacco, anche se con media media c'ha qualche piccola pecca, diciamo che ogni tanto tende a vagare per il campo e non farsi trovare tanto bene in determinate situazioni, pronto a difendere il contropiede avversario. I terzini resta dietro in attacco, entrambi, altrimenti prendiamo troppe imbucate con questo modulo. Allora, le tattiche sono, giochiamo con equilibrata, perché, non lo so, ripiega non mi fa impazzire, diciamo che ti schiacci troppo e ci mettono troppo a ripartire. Un'ampiezza equilibrata per evitare le imbucate sia al centro che da parte degli esterni avversari. Due di profondità, perché effettivamente la CPU, secondo me, gira un pochino meglio a 2 di profondità, mi ha dato questa impressione, ho giocato a 4, a 5, a 2 è quello a cui mi sono trovato meglio in assoluto, specie perché facendo tanto possesso palle e prendendo contropiedi, la difesa tende a buttarsi dietro alla linea dell'area di rigore e cerca di difendere bene e non far passare l'avversario con i suoi vari inserimenti. Sì, l'attacco è un'ampiezza bilanciata, non trovo grosse differenze cambiando il parametro. Giocatore in area bilanciato, perché facendo un po' di possesso cerco comunque sia di avere sì uomini dentro ma anche uomini fuori per poter far girare il pallone. Gli angoli voglio tanti uomini in mezzo, che sono ottimi saltatori. E poi le punizioni. Allora, punizioni cerco di tenerle abbastanza basse perché voglio evitare le ripartenze avversarie. Allora, Alisson, miglior portiere con cui mi sono trovato. Non provo di tutti quelli del gioco e non so perché, ma lui è quello che mi gira meglio. E lo lascerò, cioè, fino ad ora, fino a che mi farà perdere partite su partite, per ora rimane. Ferri e Andesa lì, ottimi centrali. Fatti entrambi con ecco le statistiche, fatti entrambi con i builder, pagati il giusto secondo me, alla fine 1 milione a testa ci sta, come centrali sono ottimi, poi paghi il fatto anche che essendo icone legano con chi vuoi e puoi mettere chi vuoi, sia terzino che portiere, sia terzini che portieri. Infatti vediamo quali sono, pago 76.000, 100 partite. Dumfries, gioca da Fiorco, ho finito i crediti, sto con 20.000 crediti, volevo provare Aurier UCL oppure Cancelo, riprenderlo. Provati più o meno tutti pure i terzini, Cancelo è quello che mi è piaciuto di più, specie in fase offensiva, però pure Dumfries si difende bene. 1,88, fortissimo di testa, fortissimo fisicamente, è un giocatore che secondo me non è affatto male. L'unica pecca è il due piede debole, diciamo, però è un giocatore che si fa rispettare. Mendy, 5-4 piede, appena gliel'hanno messo, compravo subito. 4 di skill, ottimo giocatore ragazzi, sa fare tutto, fase difensiva e offensiva, non ha pecche. Centrocampo, poi il Nedved CC, mi ci trovo bene, pure 7 d'intesa, ambidestro, ogni tanto pecca a livello di finalizzazione, però diciamo che non va malissimo. Talisca, ultime 10 partite del Weekend League che ho fatto, l'ho sbloccato apposta, quell'obiettivo settimanale. C'ha tutto, forte difensivamente, forte di testa, a tirare, mi è piaciuto tanto. Poi ero innamorato del Tozzi del 18, che ho consentito di fare il top 100, è stata una carta spaziale, veramente bellissima. Rijkaard un ottimo mediano, aspetto Vieira per sostituirlo, ogni tanto da quando sono uscite le prime moments è un po' peccato. Kylian Mbappé, il Todi ragazzi è eccezionale, carta più forte del gioco, più forte dello stesso fenomeno, sa fa tutto, destro, sinistro, passaggi, tiro, colpo di testa, eccezionale. Il fenomeno
bello, ma aspettavo un pochino meglio, onestamente, quando c'ha palla. Sembra un po' goffo il 94 rispetto al 96 dello scorso anno, però cioè, è la punta più forte del gioco fondamentalmente. Neymar l'ho preso per questa Weekend League, Leaf, ho upgradato dal NIF, si comporta bene pure lui, mi è piaciuto, do belle soddisfazioni a trequartista. Velocemente guardiamo le super sub, ragazzi, Davis, Depay entra al posto del fenomeno che con poca stamina comunque sia tende ad avere qualche pack. Salvio, bellissimo, sa fare CC. Posto di Neymar o di Talisca, subentra. E niente ragazzi, ecco qui, questa è la squadra. Questa settimana abbiamo fatto Elite 2, anche se non ce lo può vedere. Abbiamo fatto 25 win. Io vi do un bacione, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Grazie Yoshino per il tuo contributo. Avete visto che qualità nella spiegazione, che esperienza questo uomo. Fatemi sapere un po' nei commenti cosa ne pensate della sua squadra, di questa squadra della settimana. Io per oggi ragazzi ho finito, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando un bel piace di supporto, un commentino qua sotto. Noi ci vediamo settimana prossima sempre qui su Me La Godo il mercoledì alle ore 16 con un nuovo episodio del Corner. Da Ron è tutto ragazzi, alla prossima. Ciao.